allo specchio. È una mattina d'autunno, come sempre sveglio alle 7, compro il giornale e mi siedo su una panchina sotto una vecchia quercia di quartiere, l'ultima che ha resistito al cemento selvaggio. Stamane un vento gelido, mista scirocco, crea un vortice di foglie intorno alla panchina ed il fruscio mi giunge unitamente alle grida di bambini che in lontananza calciano una palla sgonfia. Sfoglio il giornale e noto la foto di una persona che conosco benissimo con a fianco la seguente frase: mendicante trovato morto su una nave proveniente dall'India. Si sconosce l'identità. Coloro che lo riconoscono sono pregati di contattare il 113. Ma certo, questo volto è quello di Peppino, il poeta scomparso circa 30 anni fa, colui che scriveva per tutti senza accettare nulla da nessuno. La mia mente vaga e ricorda che avevo moglie e figli, ed un giorno, dopo aver venduto tutti i suoi averi, scomparve. Di lui non si seppe più nulla. Let me know. Si sentivano solo le solite male lingue del quartiere che dicevano: sarà scappato con una donna, avrà deciso di farla finita, sarà in cerca di quell'amore sempre decantato nelle sue poesie. Ma dopo qualche anno tutti si dimenticarono di Peppino. La verità la conobbi per caso. Infatti erano trascorsi circa 10 anni dalla sua scomparsa e feci un viaggio in India. Un giorno mi addentrai in una foresta per far visita a padre Emanuele, vecchio amico d'infanzia. Con lui parlai di tante cose e tra l'altro mi confidò che 10 anni prima, appena raggiunto quel luogo per installare una missione, si era reso conto che i bambini avevano bisogno di tutto. Ed un giorno, mentre si recava in una baracca adibita a sacrestia, aveva trovato una grossa somma di denaro per te. Da buon prete, aveva pensato sarà stata la mano di Dio. Con quella somma avevo costruito una chiesa, una scuola e curato i bambini. Poi si recò in chiesa senza invitarmi, forse per non imbarazzarmi. Lo seguì e chinotai per terra davanti alla chiesa, magrissimo, con una lunga barba. Peppino mi guardò e calò il capo. Abbassai gli occhi per rassicurarlo. Feci finta di non averlo riconosciuto. Solo durante il viaggio di ritorno a Napoli mi resi conto della provenienza del denaro. Peppino, per amore, aveva scelto la povertà. Improvvisamente vengo dissolto dai miei ricordi da alcuni bambini che mi chiamano: Giuseppe, Giuseppe, avanti, raccontaci qualche storiella. Sì, li avevo abituati a studiare il Vangelo con storielle sulla vita di Gesù, ma oggi non è il caso. Mi alzo e mi dirigo verso la vicina caserma di polizia. Da buon cittadino devo avvertirli che ho riconosciuto il mendicante, ma le mie gambe iniziano a tremare, sono agitato, penso sarà la vecchiaia. Mi reco a casa, mi sdraio sul letto, i miei acciacchi scompaiono, sono rilassato e sereno.
allora mi riaffiora la promessa fatta con un cenno del capo. Devo rispettare la volontà di un uomo che ha preferito morire povero ad anonimo nel porto della sua Napoli per continuare a sognare un amore anche da morto. Strappo il giornale, dimentico quel volto, penso, ho disibbidito alla legge, ma forse è stato il gesto più bello che Peppino abbia ricevuto nella sua vita. Pasquale Calabrese, in arte Giuseppe Marino.